Salve a tutti ragazzi e bentornati su ODT! Oggi continuiamo la nostra avventura, ma prima di cominciare ho due notizie esplosive, proprio pim pum pum pum. Allora, la prima è che nello scorso episodio mi ero veramente disperato perché non riuscivo a trovare in nessuna maniera lo psichedico. Dico, oddio, dov'è, non è? Allora, praticamente, scusate, intanto litigo un attimo con... ecco. Perché sennò mi ci picchia il cavo del joystick. L'Amat 771, che ringrazio, che lui aveva fatto un video con tutte le location dello Psychei. La zona della prigione era un livello che non conteneva lo Psychei. E mi ha fatto notare, tra l'altro, che i livelli sono 7. Quindi i pezzi sono 7, ma nel primo episodio ne avevo recuperati 2. Quindi, a logica, era appunto ovvio che un livello sarebbe stato saltato. E quello saltato è appunto quello della prigione. Quindi lo psiche che andremo a raccogliere non era in quel livello lì, ma è nel livello che stiamo per affrontare stasera. La seconda notizia è che, essendo che abbiamo appena sconfitto il quarto boss, ne mancano 3, quindi siamo molto vicini alla fine del gioco. E quindi io ho lanciato un sondaggio per la votazione del prossimo gioco serie che porterò sul canale. Considerando che tra i miei iscritti ci sono persone che non usano Facebook perché non gli piace come piattaforma, allora io ho creato questo sondaggio su un sito. Vi lascio il link in descrizione, così è accessibile anche alle persone che non usano Facebook. Sì, ho pensato anche a voi, noiosi, perché siete noiosi, siete proprio delle pigne in culo. Allora, detto questo, con amore ovviamente, non ve la pigliate. Comunque sì, ragazzi, link in descrizione. Mi raccomando, dovete premere invia dopo che avete fatto la vostra scelta, perché se cliccate il nome del gioco e poi chiudete, la scelta è nulla. Basta con l'introduzione. Sono salvo perché lo psichè lo recupero stasera, se mi ricordo dov'è, se non lo lascio indietro. Quindi carica partita e vediamo che livello affronteremo stasera, perché non me lo ricordo, non so dove saremo. Qui è partito, sì. Intanto c'è un brutto signore lì nel caricamento. Ah, il livello della lava. Questo è potenzialmente uno dei più fastidiosi. Allora, qui c'è lava ovunque e prende fuoco tutto tranne che la cassa toracica, ovviamente, perché le casse toraciche è risaputo che non prendono fuoco. Rimangono lì a galleggiare nella lava. Abbiamo il lanciafiamme al massimo e 4 di scorta, una munizione grigia e assolutamente nient'altro. Abbiamo delle granate, la bussola. Ah, è la bussola, vabbè. La bussola non l'ho mai usata in tutto il gioco, non so se ci avete fatto caso. Allora, vediamo di non abbrustolire subito. Me l'hanno detto. Vai! Ottimo. Allora, se qualcuno mi uccide mi fa anche un favore, perché sapete com'è. Non ho salute, non ho mana, non ho la possibilità di combinare niente nella vita in questo preciso istante. Però la musichetta mi tranquillizza. Permesso? C'è qualche brutto signore? Che sì, brutti signori ci sono e questo giro sparano anche. Oddio, i ragni! No, i ragni no, ragazzi, datemi tutto, ma i ragni no. Me li ero dimenticati, i ragni no. Vi prego, no, i ragni no. No, i ragni no. No. No, io me ne vado. No, non me ne frega, ciao ne proprio. No, un'altra. Ho già la pelle d'oca, che schifo, ragno. Ma perché esistono? Secondo me, se qualcuno crede alla teoria degli alieni, nel senso che noi siamo venuti da un altro pianeta e abbiamo colonizzato la Terra, e si sono portati quelli schifo di ragni dal loro pianeta per colonizzare questo. Magari sul loro pianeta avevano una funzione, ma qui, oltre a fare il ribrezzo, no. Vabbè, a mangiare qualche insetti d'estate, ma a questo punto io preferisco una lucertolina, scusami, che è anche più carina, di quel ragno schifoso con gli occhioni giganteschi e l'espressione aliena. Allora, qua abbiamo delle sbarre, anche queste magnetiche, ovviamente. E qui abbiamo una zipline per andare dall'altra parte, però ovviamente è chiusa, quindi dobbiamo trovare la strada giusta. L'unica munizione che ho è il lanciafiamme, il fiamme lancia. E i ragni che abbaiano poi proprio non... cioè, questa mi è proprio nuova. Ok, è servito soltanto a fare il giretto girellina e basta. Vabbè, allora ci torniamo dopo, magari con una munizione verde in grado di uccidere facilmente i ragnacci e un po' più di salute. Quindi,
Da qua ci siamo venuti. Qui è bloccato perché serve una chiave, sì. E allora si va di qua. Oddio. Sprazzi di sangue. Ancora ragni. No, niente, ragazzi. È anche resistentissimo, madonna. Ora voglio prendere un ragno reale, tirargli una fiammata del genere e vedere se sopravvive. Secondo me no. Schianta. Versi alieni. Non è così che fa un ragno quando muore. Oh, ho trovato subito la chiave. Strano che a sto giro ho trovato subito la chiave. Quando negli altri livelli dovevo girare, girare, girare. Ore e ore. No. Grigio, grigio, dammi, vai col grigio. Ma vaffanculo. Che c'è qui? No. Verde, 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 verde. Vaffanculuschi. Vieni. Bene, il verde ti fa male, eh. Schifoso. Un altro antidoto, che prima che io abbia aperto il menu, l'abbia selezionato, sono già morto 50 volte. Ok, qua. Appreschi, appress, come si suol dire. Vediamo un po' un attimo. No, ok, ho pochissimi punti esperienza, quindi non li posso giostrare. Vai. Morite male. Cosa mi ha ucciso? Cosa mi ha ucciso? Forse mi ha sputazzato e lo sputo era stato coperto da quell'affare che ciondolava così. Dai. Niente. Guarda che maledetto sto pezzo, eh. Anche volendo calcolare il tempo non lo calcoli. Vai, vai, vai. Vai. Ma lo vedi? Ma lo vedi? Ma lo vedi com'è lei? Ma lo vedi com'è lei? No, io ora mi inalbero. Porco Giuda d'un cane sudicio. Allora, queste carcasse se mi toccano mi fanno male. Sì. Allora probabilmente è stata la carcassa che mi ha fatto, che mi ha ucciso prima. Vedo una munizione verde lassù e vedo una ringhiera a cui prendere a bracciate. A cui prendere a bracciate, non da prendere a bracciate. È uguale. Mi sono capito da solo. Lì c'è un'altra bottiglia di gas, ma al momento non me ne frega. Morite, morite male. No, ti pareva. Allora, gas raccolto. Sì, però, allora, aspetta, qui ci deve essere per forza una parte in cui aggrapparsi, perché altrimenti non c'è. Qui non si aggrappa. Qua? Qui qualcuno stava consumando una cena, probabilmente. Ah, ho preso a calci la cena di qualcuno. Oh, no. Ah, sì, ho capito. In teoria dovrei sparare a quella cassa per farla scendere, credo. In teoria, come dovrei fare a sparare lassù se non ho le munizioni? Non è che mi devo agganciare qui, eh. No, non è come l'altro livello. Sono già perso all'inizio. Questa dovrebbe essere la cucina, tipo una macelleria. Ma non è che porca miseria, questi tavolini si spostano. Sarebbe stato troppo bello. La sedia non è che si sposta. Ma mai nella vita. Questo con la carcassa sopra si sposta? Assolutamente no. La carcassa invece si sposta. Sì, la carcassa sì. Vuoi vedere che era la carcassa? Sta a vedere. Sì, ma la carcassa è inutile. Che lassù non ci arrivo, non ci posso arrivare. È troppo in alto. Guarda. E invece sì, maledetti loro e chi sono, chi l'ha inventati e il giorno che porca miseria hanno fatto la cacca fuori dal vasino.
Maledetti. Guarda ora cosa mi sblocca. A parte che era ovvio, era l'unica cosa che era rimasta bloccata. Però porco di quel Giuda cane ludido impestato. Non so neanche cosa ho detto, ma è uguale. Vai. Sì, ma stavolta sono preparato. Comunque c'ho 26 granate. Le granate ho smesso di usarle, non so se ci avete fatto caso. Questo perché... Porco Giuda. Questo perché le granate, a quanto pare, i nemici si fanno sempre più resistenti e le granate sono sempre più inutili. Sai, le mine sono inutili all'inizio perché sono pericolose. Più avanti invece sono utili perché le posizioni in terra e poi scappi via dal nemico mentre quello finisce nell'esplosione. Allora, di qua dove si va? Posso? Sì che posso. Mi ricordavo bene. Porca miseria, cosa ho visto? Guarda, sì. Sì, va bene. Vabbè, comunque dai, si recupera in fretta. Però lì che... Madonna, non mi dica che devo fare il giro tre volte. Perché se devo fare il giro tre volte è una menata. No, cioè, no. Allora... Ah no, non devo fare il giro tre volte, devo solo andare qui, piano piano. Piano piano, lento lento. No! Ma io... Ha fatto tutto da solo, giuro. Io ho pigiato giù e cerchio per scendere piano piano. Ha saltato da solo, si è aggrappata e poi è scesa. Probabilmente era rimasto in memoria il comando che gli avevo dato. Vai, rimoriamo qui un'altra volta, perché tanto porta fortuna morire qui, capito? Per questo... Vai, 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 vai. Ok. E ora ci incastriamo nel pixel, perché porta fortuna incastrarsi nel pixel. A questo punto io direi di andare proprio su a pelo. Scusa, ma... Ah, ma c'è un ripiano. Sì, e come devo fare? Ah, ci devo andare piano piano così. Sì, esatto. Guarda... Ma la bastardaggine non ha confini. Ecco. Ah, ok. Non ci andava da solo. Dovevo saltare con la telecamera che punta là. Non ti fa neanche vedere se il salto l'hai compiuto a modo. Vabbè, lasciamo perdere. Siamo quasi alla fine, ciò. Allora, ecco. Lì a fare la guardia a un incantesimo c'era una carcassa che dondola. Mi dondolano le carcasse, potrebbe essere un nuovo modo di dire. Incantesimo acqua, ha imparato l'incantesimo, cioè... Gelo. Gelo, sì, vabbè, sappiamo benissimo che cosa fa il gelo. Incantesimo fuoco, fuochi d'artificio potenziato, sì. Fuochi d'artificio ce l'ho sulla X, negli incantesimi. Quindi appena mi capita un nemico organico davanti, fammi equipaggiare blu. Vediamo che cosa fa, dai. Non conviene assolutamente perché mi colpisco anch'io. Però è tipo... Aspetta. Ah! Aia, 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 aia. Porca puttana, ladra sudicia. Dov'è, dov'è, dov'è? No, l'ho droppato, l'ho droppato. Porca miseria. Sono avvelenato. Dov'è? Ora si spiega a cosa serviva. Tornado, esplosione, ritusci, mana, guarigione. Antidoto, dov'è? Scudo, missile, fuochi d'artificio, muro, vampiro, gelo, antidoto. Ah, ok. Adesso sappiamo a cosa serviva l'antidoto che ho droppato l'altra volta. Nel frattempo ho spaccato il muro laggiù e fuochi d'artificio non lo userò mai più nella vita, perché è una sorta di granata MIRV che però la spara a chilometri di distanza e c'è un'alta probabilità che mi faccia male da solo. Quindi a questo punto poi proviamo pioggia di fuoco. E mi tengo l'antidoto perché non si sa mai. Andiamo prima nella stanza segreta, però c'è un checkpoint. Ma mi sa di sì, perché la stanza segreta è quella che poi... Da cui poi si torna indietro, quindi... Andiamo di qua prima, dai. Sì, ma... Sti ragnacci maledetti, ma non si può avere un nemico diverso?
Per favore. Ok, un altro incantesimo. Salute, mana. Ho tutti oggetti ben... che ci stanno, ben voluti. E munizioni gialle. Quindi io direi a questo punto salute. Maniamo un po' di mana. E maniamo la mana. Oh, che battuta. Devi andare a Zelig. Allora, lì c'è un teletrasporto, ho visto. Non ci voglio andare. Su, che cos'è? Ah no, avevo visto qualcosa che si muoveva. Ma non avevo collegato bene l'immagine. Occhio ragno. Qui c'è una leva. Ah, ho capito dove siamo. Ho capito dove siamo. Questo è un livello maledetto. Ma proprio maledetto, cioè che uno stregone ci ha fatto una maledizione sopra. E se non ricordo male sono a tempo. Spero di ricordarmi male, comunque. Andiamo a teletrasporto, dai. Mi ispira di più. Allora, dove siamo? Permesso? Vorrei... vorrei incontrare... Che cacchio è? Perché fai saltellini? Che cavolo è? Sembra... Mi ha fatto venire in mente una cosa bruttissima. Cioè, in certe pratiche sadomaso si legano i piedi della vittima e poi la si fa saltellare come zoppo galletto in giro per la stanza. Ma anche... Ho sentito una risata o mi sbaglio? Va bene. Mentre baciava il zoppo galletto, vedesti un uomo in fondo al vialetto. Ma... Che aveva il tuo stesso identico umore. Ma ti puntava addosso un cannone! Però non droppano nulla sti nemici, porco d'un ladro. Ok, di là ci si va, sì, però di qua, questi lanciano le spade, saltellano e lanciano le spade. Allora... Io voglio suicidarmi. Perché non so se lì mi ci aggrappo, considerando che questo specie di trasportatore viene in questa direzione. No, non ci arriva neanche con il salto. Quindi, amen proprio. Qui c'è anche un Buddha lì. No. Sì. Ok, pensavo che se andavo sull'angolino lo mancavo. C'è sempre l'altissimo rischio di superare la piattaforma che vai a saltare. Dunque, sì, vabbè, vattene. Concentrazione. Madonna di Dio. No, c'è zero. Matrix, le ha scansate tutte. Ovviamente, ma per fortuna mia non mi ha tirato di sotto. Ho recuperato anche un antidoto e proseguiamo. C'era lo scivolicchio. Stavo entrando nel menu per ricaricare il verde e questa scivola. Questo non lo devo rompere, quello lì, perché stavo dicendo. No. Amico mio, tu hai capito male. Ma ti rendi conto che bastardata? Cioè, se io non avevo tutte le bottiglie del gas... Allora, intanto siamo arrivati su una piattaforma che subito dopo si è rotta e sotto c'era la freccia rossa e non ci sarei potuto tornare indietro da lì. Il tempo di cavarsi da lì, che c'era uno che ti attaccava, quindi poteva ributtarti di sotto, c'era una bottiglia del gas lì dal lato. Quindi tu che fai? Scappi un attimo, passi il checkpoint per avere un po' più di respiro, si chiudono le sbarre alle tue spalle, quindi non puoi neanche andare a recuperare il gas che sta dall'altra parte, nel caso tu non avessi recuperate a sufficienza. Grazie a Dio dovrei essere a 31, quindi avrei dovuto... quindi credo che il mio limite l'ho superato, però dai... La porta che ti si chiude così alle spalle, non puoi fare più nulla. Antidoto incantesimo potenziato. Meno male. Sono a 31 di gas, quindi sto bene. Ma però... Madonna, no. Io qui devo usare la massima concentrazione. Devo usare la massima concentrazione, altrimenti...
Qua. Che cosa c'è lì dentro? No, i mordigaretti! I mordigaretti del terzo livello. Ah, ma allora se li mangiano i mostri del terzo livello, questi. Ecco, allora la macchina genera i mostri che vivono nella vegetazione, che poi vengono catturati, maciullati per usare, insomma, vengono mangiati. E Kiki, Kiki! Kiki, Kiki! Che sta facendo? Sta mangiando l'amico ferito. Ma no, sta morendo dissanguato, boh. Non aveva motivo di temere l'uomo. Adesso ce l'ha. No, questo corre. Com'è che corre questo? Ma quell'altro saltella e questo corre. Com'è la storia? Qua c'è un pezzo dello... No, no, non è qua lo psichei. O forse sì. C'è una zona piena di lame in cui mi devo strusciare sotto le lame, strisciare sotto le lame. E c'è uno psiche da raccogliere. Allora, qui c'è qualcosa, lo so, me lo sento. Me lo sento nell'anima da giocatore. Però è grigio. Io mi sa tanto... Non lo volevo dire, però mi sa tanto che ho sbagliato personaggio. Per esempio, Julia Chase, che sarebbe la cartografa che abbiamo visto nel primo livello, lei usa tantissimo le munizioni arancioni. Quindi ci sarebbe stato un surplus di munizioni arancioni con lei. Mentre in certi casi, come questo, sarebbero comodo quelle blu. E un altro e i personaggi che... hanno il surplus di munizioni blu sono personaggi maschili, però io non volevo giocare con un personaggio maschile perché secondo me i personaggi femminili sono piuttosto fighi, anzi molto più fighi di certi personaggi maschili. Allora, qui c'è una sorta di cavatappi gigante che esce all'infuori. Questa è una piattaforma a pressione? Sì. Ok, e ho spaccato una parte di muro. Optimus. Ok, di là c'è una zona segreta, però io prima... Ah, che bello. Sì. Vabbè, c'è una leva. Sentite, ragazzi, io quell'incantesimo lì lo ignoro completamente perché ciao. Ah, ok. Ah, quindi devo strusciare sotto. Come minimo, una volta che lo vado a raccogliere, si chiude la gabbia e crolla il pavimento. Senti, io non mi fido. Ah, no, ok, non c'era niente di scabroso da questa parte. Beh, siamo sicuri che di aver preso tutto? A parte... No, io non la voglio rischiare, non me la sento, ragazzi. Sto cavatappi così. Vabbè, altrettanto vero che c'ho 50 V. No, 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 non è cosa, non è cosa, non è cosa. Via, via. Ok, no? Ah, qua era dove eravamo prima, dove siamo morti saltando dal trasportatore che sta laggiù nell'angolo, ok. Abbiamo fatto il giretto girellino. Ok, a questo punto la domanda era sempre la solita. Dove devo andare, oltre a tornare indietro? Oddio! L'ho visto apparire e mi sono preso male. Allora, è uno. E due. E tre. Questo livello
fa schifo. Perché non ti rende chiara la direzione da prendere. Ma io qua ci passo. Ah, ma io qua ci passo. Oh. Ah, morite. Un'altra potenza grigia. Potenza grigia siamo a 2. Ah, siamo a 4, livello 4. Se le sbarre di là sono chiuse e il e la botola. C'era la botola là. Come ci arrivo dall'altra parte? Oddio, vai, l'ho preso, il catesimo potere, sono un pro. Vabbè, ora vediamo se meritava. Missile, insomma. No. Non droppa assolutamente nulla. Ma ci striscio sotto? È troppo bella. A parte il fatto che volendo ci potrei passare nel mezzo, ma un ci va. Quindi. Quindi. L'ho nel gatto. Non dire sacco se non ce l'hai nel gatto, dice il detto. Quindi, mettete dei sacchi nei vostri gatti. Allora ragazzi, io l'ho scoperto totalmente a caso. È tipo 20 minuti che giro e rigiro con la guancia proprio spiaccicata sulla parete. E l'ho scoperto a caso. Questo affare qui che ha spaccato il muro, quello lì, in realtà era un ripiano da saltarci sopra, per saltarci sopra ancora per raggiungere una leva. E l'ho trovata a caso, eh. Beh, per forza, doveva servire qualcosa. Cioè, si doveva passare in qualche modo quel cancello lì, sennò uno indietro come ci torna? Porca loca, di una loca porca, di una loca locchita, rimbacucchita. Valteschi! Ok. Pazzesco, ragazzi, cioè. Ti mettono le cose fuori dalla portata visiva, è ovvio che non le trovi. Ah, sì, 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 ok, adesso si spiega il motivo di questo teletrasporto qui. Allora, a questo punto io dovrei aver preso tutto, a parte ovviamente quel Buddha lì. Adesso vediamo se riusciamo a prenderlo. No, perché devo farmi un tuffetto nella lava, proprio chaff. Ok. Ok. Scusa una cosa, ma laggiù. Ma io laggiù ci devo andare però, scusami, Perché lì vedo un passaggio, lì c'è un Buddha che non c'è versi di recuperarlo. Là in mezzo al nulla c'è la il power up rosso, a meno che non sia un riferimento al secondo livello, quello con i ganci meccanici che ti sganciavano nel nulla. Nel senso che lì ti mette sì il power up, ma per raccoglierlo ti devi suicidare. Sentite ragazzi, di un Buddha e di un power up chi se ne... No, magari c'era un pezzo della... Oddio, del contenitore della perla. Salta, salta, salta! No, niente. Qui è cambiata la musica, siamo già al boss. E sono tornati i topastri. Sì, che si fanno fuori subito i topastri. Morite. Oh, wow, wow. Topastri. Stava mendicando quel topo lì. Faceva così con la testa. Allora, questo è un bellissimo ciccolo vecolo. Ciccolo vicolo. La musica però mette ansia. Non è. Pensavo partisse tipo una batteria. Tipo. Ai ai. Zero. Cos'era quel colpo improvviso? No, non mi garba. La vedo molto male. Ti si deve abbassare. Madonna, con quale volume però. Lanciafiamme nell'acqua. Ancora lancia. No, piragna, piragneschi. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Morite. Madonna se sono resistenti, oh. Però così non vedo un accidente, scusami.
Fammi raggiungere un'altra sporgenza. Queste me le piglio tutte, non si sa mai. Mai non si sa. Salta. Brava. E adesso te brucia, brucia nell'acqua. Eccolo. È morto. Sì. Wow, anche a te. Va bene ragazzi, io vedo che abbiamo purtroppo raggiunto il limite. Quindi mettiamo in pausa e niente, chiudiamo qui l'episodio per questa volta. Vediamo quale parte misteriosa si celerà in questa parte misteriosa e noi ci becchiamo al prossimo episodio.